Questo è uno dei quadri della Via Crucis del grande pittore Botero, dove si vede un Cristo circondato da una folla di teste di cazzo. Ecco, il povero Cristo cittadino italiano oggi, che vuole lottare per l'indipendenza del suo paese, si trova circondato da una folla di teste di cazzo. Dopodiché diamo l'abbrivio alla presentazione da parte di Orazio, che ne è il manuale compilatore, della denuncia che abbiamo presentato questa mattina, anno del Signore 2016, più o meno, perché sì. Ricordiamoci sempre Gregorio XIII, esattamente, no, e anche Ottaviano. Ricordiamoci che non si sa bene se Cristo sia nato prima o dopo la nascita di Cristo. No, probabilmente, da quello che sembrerebbe, sembra che è nato 7 anni prima. Sì, 7 anni prima. Quindi parrebbe che appunto questo qui sia un impostore, diciamo così. Ma gli impostori ne conosciamo talmente l'impostore tanti. L'impostore degli impostori. E appunto, ne conosciamo talmente tanti, capisci bene, le cose non sono queste. Voglio far vedere di nuovo questo disegno, sperando che a questa distanza meno male ci veda, perché ovviamente questo qui è indicativo di un clima di mentalità, non è un atto di fede in quello che viene raccontato dai preti. Dopodiché la chiudiamo qui. Parola a Orazio, oggi è il giorno, specificalo di nuovo, 19 novembre 2016. Ecco, 19 novembre 2016 abbiamo fatto Signore. Questo ecco, anno del Signore, abbiamo Eccolo fatto qui. Questo allora qui aspetta, mi alzo. Dopo dopo l'enunciazione della denuncia e dei presupposti della denuncia, il sottoscritto farà la solita tiritera dedicata niente meno che alla rassegna stampa. Dopo rimetti a posto questi, metti il coperchio, dopo lo provo, se no se no ti comprare un altro, ma penso di fare. E quindi la parola a Fergnani Orazio. Ecco qua, così si vede bene. Questa è una quasi replica di quella che facemmo il 18 novembre 2011. La, diciamo, motivazione della deposizione di questa nuova querela è nata proprio dal fatto che Facebook ieri, a seguito di quella nuova iniziativa che fa da 2 o 3 mesi, che ricorda diciamo gli anniversari, no? Gli anniversari delle cose che tu hai fatto su Facebook, lui le tira fuori quando apri Facebook e ti dice: guarda, che 2 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa hai fatto questa cosa. E allora ho visto questa denuncia che c'era e me la sono andata a rileggere, perché non me la ricordavo neanche più, ne ho fatte talmente tante che quella lì per lì, diciamo, più o meno mi ricordavo, ma non esattamente. E che cosa ho scoperto? Mi sono andato a rileggere la lettera che Trichet e Draghi, il 5 agosto del 2011, due uomini d'onore per intesa, di grande onore, lo devono essere, perché sennò possono mica fare banchieri. È naturale, cioè, certo, nelle caratteristiche del banchiere, diciamo, perfetto, del signore perfetto, come si faceva nel Medioevo, ci deve essere anche la onorabilità. Come diceva giustamente Marcantonio, è bruto, è uomo d'onore. E certamente, e certamente. E allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questa cosa qua. Abbiamo denunciato praticamente tutti gli appartenenti a tutti i governi, a partire da quello di Berlusconi del 2009-10 e poi anche fino al 2013. Perché? Perché a seguito di questa lettera i nostri cari governanti si sono, diciamo, prosternati o prostrati, ancora meglio, al volere di un'entità aliena, astratta, ma concreta. Sì, e soprattutto
criminale. Perché? Perché la volontà delle banche non è mai quella dei cittadini, non convergono, divergono le due iniziative, le due volontà, perché ovviamente le banche tendono alla massima redditività e al minor costo e quindi alla schiavizzazione di chi lavora per infinitesima persona interposta, anche comunque tutti per le banche, e comunque loro hanno questa finalità, il dividendo ai soci. Viceversa, uno Stato ai sociale... Ai soci azionisti. Certo. Ai soci azionisti, certo. Attenzione. Viceversa, uno Stato sociale non gliene frega un cavolo di avere una redditività per i possibili soci o consociati o come li vogliamo chiamare, come detto prima non mi viene... Azionisti. Ecco, gli azionisti. Lo Stato non è una SPA, pure se andiamo a tendere verso questa... Ci sono degli stati che sono società per azioni, ad esempio il Vaticano. Se c'è una società oggi per azioni è il Vaticano, tant'è vero che lo volevano confiscare, no? Che hanno nascosto il Papa, il vecchio Papa, hanno messo davanti questo pulcinella, questo burattino qui. Questo... Antipapa, chiamiamolo col suo nome. Sì, antepapa. L'antipapa è quello che contrastava i papi. L'antepapa è quello che sta davanti ai papi. È un'altra cosa. Vabbè, lui anti e ante, vabbè, entrambe le funzioni. Vabbè, sì. Allora, praticamente uno Stato sociale non ha bisogno di essere redditizio o redditivo, ha bisogno di essere sociale, e cioè di rendere una vita di ogni cittadino degna di essere vissuta, onorevole, non solo quella dei banchieri, ma quella fra tutti i cittadini, quella in cui ci sia la condivisione dei beni, delle risorse, della distribuzione equitaria delle risorse dello Stato, o quantomeno l'è necessario distribuito a tutti e il merito a chi lo merita. No, il premio del merito, ma comunque primordialmente deve essere data via a questa necessità, cioè la funzione dello Stato è la socialità, il socialismo nel senso più profondo del termine, cioè quello originario, quello della condivisione delle risorse, dei beni, del territorio, degli beni culturali, dei beni ambientali, eccetera, eccetera, il demanio pubblico e quant'altro, delle risorse, dei beni pubblici, eccetera, eccetera. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso e analizzato il contenuto della lettera del 5 agosto del 2011, sulla base della quale avevamo fatto la denuncia del 18 novembre del 2011, in cui proprio nel giorno stesso in cui si andava ad insediare, o il giorno dopo, adesso non mi ricordo bene, sì, il giorno dopo, che si era andato ad insediare quel figlio di gran puttana di Mario Monti, e poi gli altri epiteti li lasciamo a voi, insomma, sì, non è che possiamo perdere anzi, più. Vi deleghiamo ufficialmente a imprecare contro questo testa di cazzo. Allora, in tutto questo, quindi il nocciolo o il nocciuolo della questione verte sulla essenza di questa lettera. E allora leggiamo la lettera, perché all'epoca le cose che erano descritte in questa lettera non erano avvenute, e semplicemente in quel momento lì era possibile accusare Trichet e Draghi di influenzare in qualche modo l'azione di governo di Berlusconi e poi successivamente degli altri. In realtà quello era proprio un vero e proprio diktat, tant'è vero che adesso lo leggeremo, che tutti i punti, tutti, tranne uno ancora per fortuna, di quelli diciamo descritti desiderata in cui, che erano compresi in questa lettera, erano solo appunto una desiderata, un qualcosa che in divenire che si sperava e si proponeva che si facesse ai governi italiani, ecco, il che invece nel corso di questi 5 anni è puntualmente avvenuto, quindi non è più una questione, un consiglio, è un ordine, e gli ordini da entità aliene, straniere, i governi italiani non li possono prendere, i governi italiani sono costituiti per agire e conformarsi alla volontà del popolo, alle necessità del popolo,
se non alla volontà. Allora, per precisare esattamente di che cosa stiamo parlando, perché queste cose i nostri ascoltatori non ci pensano subito, no? È quella famosa, si tratta di quella famosa lettera di cui molto si è parlato per criticare, sempre solo superficialmente, esattamente, l'atteggiamento passivo dei governi italiani, ma non è mai stata espressa globalmente come oggi noi vogliamo fare vedere, perché qui in questa lettera c'è scritto veramente tutto. No, ci sono scritti 5 anni di storia politica e di governo italiani. Esattamente. Ma è mai possibile? Ve la leggo. Allora, Francoforte barra Roma, perché prima l'aveva spedita inizialmente Trichet e poi subito eletto in quei giorni, casualmente, chissà perché, il signor Mario Draghi a presidente della BCE, mandato lì su ordine JP Morgan, ricordiamocelo sempre, appositamente proprio per fare questa, per attaccare l'Italia, perché la funzione della regia di Mario Draghi, che è perfettamente consapevole, cosciente, a conoscenza e quant'altro di tutto quello che è il sistema governativo italiano, è stato messo lì per aggredire l'Italia, distruggerla, sminuirla, spezzettarla, ammazzarla in ogni senso dei termini a proposito di coincidenze, vogliamo ricordarvi che c'è un'altra fondamentale coincidenza alla quale noi vi richiamiamo, poi ovviamente chi se lo ricorda bene, chi non se lo ricorda peggio per lui, che è il 1992. Nel 1992-93 sono accadute talmente tante cose che messe insieme a distanza di una ventina d'anni si capisce perfettamente quello che è successo. C'è stato anche il famoso viaggio di Pietro in America, la crociera del Britannia e quant'altro, nel quale Britannia, il grande traditore Draghi, perché all'epoca Draghi era un funzionario dello Stato italiano, prese gli accordi con i grandi finanzieri internazionali. Di queste cose ovviamente abbiamo parlato a IOSA, chi ovviamente cascasse dalle nuvole per quello che ho detto se lo va a vedere e lo trova ovunque. Allora, il signor Trichet e Mario Draghi dicono: caro primo ministro, dicono primo ministro e non caro primo ministro Berlusconi, notiamo. Quindi primo ministro è una lettera di intenti che vale per tutti quelli che sono succeduti e si succederanno finché non cambiamo questo corso storico, perché non è possibile. Caro primo ministro, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea il 4 agosto del 2011, nota mia perché qui non lo dicevo ovviamente, ha discusso la situazione nei mercati dei titoli degli Stati italiani. Il Consiglio Direttivo ritiene che sia necessaria un'azione pressante da parte delle autorità italiane per ristabilire la fiducia degli investitori, ma non dei cittadini italiani, gli investitori internazionali, e non è che sono cittadini normali questi investitori internazionali, si chiamano JP Morgan, Warburg, Lazard, Rothschild, Goldman Sachs, Leone Ginsburg, di Roma, adesso sì. Mi viene la parola, non mi viene il cognome, va bene. E allora? Ricordatevi che c'è una tradizione che risale a qualche secoluccio fa, per cui alcune persone di una specifica, chiamiamola così, etnia, hanno anche il nome di Leone, per cui quasi tutte le persone che hanno il nome Leone, ricordiamo Leon Poliakov, grande storico da noi più volte citato e che ci ha raccontato degli intimi legami tra la Chiesa cattolica e gli usurai ebrei, i quali agivano in ultima analisi nell'interesse di cui poi parleremo diffusamente in un altro video, in anticipazione di un piccolo saggio che metteremo online. Appunto, esattamente. Sperando di riuscirla a fare prima o poi, è già 2 anni che ci stiamo pensando. Vabbè, il vertice dei capi di Stato e di governo dell'area euro del 21 luglio 2011 ha concluso che, fra virgolette, tutti i paesi dell'euro riaffermano solennemente la loro determinazione inflessibile a onorare in pieno la loro individuale firma sovrana e tutti i loro impegni per condizioni di bilancio sostenibili e per tutti le riforme strutturali, tutti quelli le superfetazioni, cioè i cosiddetti governanti, ricordiamoci bene. Certo.
noi non abbiamo mai confermato, mai, no, no, nessuno di noi gli ha detto niente. E chiederemo conto a quelli che l'hanno fatto. Certo, come loro. Certo. Il consiglio direttivo ritiene che l'Italia, segue da sempre Draghi, il consiglio direttivo ritiene che l'Italia debba con urgenza rafforzare la reputazione della sua firma sovrana. Tu pensa, rafforzare la firma sovrana, l'immortalità tua, sono il paese più ricco al mondo, io non c'ho bisogno di rafforzare niente. Certo. Noi siamo ancora adesso, dopo 20 anni di spoliazioni, siamo il paese più ricco al mondo pro capite. La gente questo non lo sa, lo deve sapere. Noi abbiamo il doppio del reddito complessivo pro persona dei tedeschi. Il doppio. Ecco perché ci hanno aggredito, perché sanno che qui c'è la magnata, c'è polpa da disossare. Appunto, da disossare. Il consiglio direttivo ritiene che l'Italia debba con urgenza rafforzare la reputazione della sua firma, dicevo, sovrana, e il suo impegno alla sostenibilità di bilancio e alle riforme strutturali. Il governo italiano ha deciso di mirare al pareggio di bilancio nel 2014 e a questo scopo ha di recente introdotto un pacchetto di misure. Sono passi importanti ma non sufficienti, bacchettata del signor Mario Draghi, che se me dovesse capitare un giorno sotto gli spappolo le palle, guarda, come minimo. Tuttavia occorre fare di più ed è cruciale muovere in questa direzione con decisione. Le sfide principali sono l'aumento della concorrenza, particolarmente nei servizi, il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e il ridisegno di sistemi regolatori e fiscali che siano più adatti a sostenere la competitività delle imprese e l'efficienza del mercato del lavoro. Fino a qua niente di strano. Punto A però, punto 1A. È necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforma, inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Faccio io un riferimento, come gli acquedotti comunali, per esempio, e dei servizi professionali. Questo dovrebbe applicarsi in particolare alla fornitura, appunto, dei servizi locali attraverso privatizzazioni su larga scala, alla faccia del referendum sull'acqua pubblica. Tant'è che alla faccia del referendum hanno delegato tutta una serie di acquedotti comunali a società di gestione dell'acqua, anche per esempio la Suez, Société Anonyme di diritto belga, che altro non è che una delle tante società gestite da JP Morgan, tanto, o Rothschild, adesso non mi ricordo bene, non mi ricordo quale dei due. Oh, faccio presente una cosa, quando si parla di acqua pubblica, si parla di tutta l'acqua che ci arriva. Allora, se quello che la gestisce è privato, non agisse giustamente, come abbiamo detto prima, nell'interesse pubblico, certo, ma agisse nel suo interesse. Allora, vi ricordo, certo, che basta aumentare di un millesimo di euro il costo di un litro di quest'acqua per portarsi a casa interessi stratosferici. Lo dobbiamo ricordare, perché se uno non tiene presente queste cose, non capisce cosa significa avere in mano l'acqua, significa, guarda, anche ricattare l'acquedotto. Basta dire che l'acquedotto di Roma porta circa 10 milioni di litri di latte al giorno, cioè dico 100 milioni di litri di acqua al giorno. Esatto. 100 milioni di litri. Per cui aumentando di 0,1 millesimo di euro. È un milione al giorno. Esattamente. Vabbè, andiamo. No, un litro, moltiplica per il numero dei litri. Se fosse un euro sono 100 milioni di euro al giorno. Vi diranno un giorno, vi diranno, allora per necessità siamo stati costretti a aumentare di 0,001 euro al metro cubo per darvi un servizio migliore. Loro incassano in questa maniera svariati miliardi al giorno. No, di euro. A livello nazionale sicuramente. Esattamente. Allora, punto B. C'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, e qui ti faccio anch'io una postilla, tipo Jobs Act, permettendo accordi di livello di impresa in modo di tagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende, e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. L'accordo del 28 giugno tra le principali sigle sindacali e l'associazione industriale si muove in questa direzione. Bontà loro, dico io. Allora,
dovrebbe essere poi adottata un'accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il e il licenziamento dei dipendenti, appunto il Jobs Act, stabilendo un sistema di assicurazione della disoccupazione e un assieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi. Riallocazione delle risorse, non dei dipendenti, attenzione. Li chiama risorse. Sì, capito? Non dei dipendenti. Non uomini, ma risorse. In cui ci sono anche classico linguaggio capitalista e schiavista integrale. In cui l'uomo non esiste. È solo la rappresentazione, esatto, del lavoro che può produrre, esatto, e non l'identità contenuta dentro la sua persona. Punto 2. Il governo ha l'esigenza di assumere misure immediate e decise per assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Punto A. Ulteriori misure di correzione di bilancio sono necessarie. Riteniamo essenziale per le autorità italiane di anticipare di almeno un anno il calendario di entrata in vigore delle misure adottate nel pacchetto del luglio 2011. L'obiettivo avrebbe dovuto essere un deficit migliore in quanto avrebbe dovuto essere un deficit migliore di quanto previsto sin qui nel 2011, un fabbisogno netto dell'1% nel 2012 e un bilancio in pareggio nel 2013, principalmente attraverso tagli di spese, cioè lo stato sociale deve essere smantellato, detto in altre parole. È possibile intervenire ulteriormente nel sistema pensionistico, appunto, rendendo più rigorosi i criteri di idoneità per le pensioni di anzianità e riportando l'età del ritiro delle donne nel settore privato rapidamente in linea con quelle stabilite nel settore pubblico. Fai quello che dovevi dire. No, niente, praticamente qui si chiede di fare una revisione del sistema pensionistico. No, dico l'ultima cosa. Proprio per fare adempiere questo diktat qua, qualche settimana fa è stata oramai messa a punto ed è addirittura alla riva per le approvazioni della Camera e del Senato la legge sulla non reversibilità della pensione per le vedove. Ci avete idea di quanto è l'importo di questo tipo di pensioni? E sempre più sarà quando adesso ci sarà la carneficina degli ottantenni, settantenni, novantenni che sono arrivati agli sgoccioli in questa crisi economica qui, che quindi creerà una moria proprio di persone, e in cui le mogli che sopravviveranno ai mariti non avranno più la pensione. Vi rendete conto? Cioè lo sfascio, lo stravolgimento dello stato sociale che aveva fatto quel delinquente di Mussolini, ricordiamocene sempre, quel gran delinquente che ha messo le pensioni. Di qualcosa. Dici giustamente, perché è un delinquente. Per loro signori che ci hanno fatto appositamente la guerra, Mussolini è stato un delinquente. Certo. Ci hanno fatto la guerra per questo. E allora, ancora qualcuno pensa che siamo stati noi a fare la guerra contro gli inglesi e gli americani? Non lo so, dopo tutto il tempo che è passato, vorrei sapere se qualcuno continua a ragionare così. Forse Matteo Renzi, nella sua grande intelligenza di testa di rapa, ma lui è una testa è di la rapa. Boschi, è la Boschi. La Boschi. Io la vedevo bene in un postribolo. Sì, no. In un postribolo è troppo presuntuoso. In un postribolo... Avrebbe calato le penne, come, avrebbe abbassato le penne. No. In un postribolo avrebbe fatto molto bene. Come maîtresse, sì, col bastoncino, ha capito, a pigliare, a bastonate, a fustigate le puttane. Allora, andiamo avanti. Punto B, andrebbe introdotta una clausola di riduzione automatica del deficit che specifichi che qualunque scostamento degli obiettivi di deficit sarà compensato automaticamente con tagli orizzontali sulle spese discrezionali. E questo è il pareggio di bilancio. Eccolo qua. E poi, punto C, andrebbero messi sotto stretto controllo l'assunzione di indebitamento anche commerciale e le spese delle autorità regionali e locali in linea con i principi della riforma in corso dalle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo. Vista la gravità dell'attuale situazione sui mercati finanziari, perché è questo che sto filo della mignotta gli interessa, consideriamo cruciale che tutte le azioni elencate nelle suddette sezioni 1 e 2 siano prese il prima possibile per decreto legge, non per legge ordinaria che è troppo fastidio, no? Passa in Parlamento, c'è il rischio che ti mandano a fanculo. No, per decreto legge, seguito da ratifica parlamentare entro la fine di settembre 2011.
sarebbe appropriata, ed ecco qui entriamo nel nocciolo della questione del perché abbiamo depositato questa denuncia oggi, sarebbe appropriata anche una riforma costituzionale che renda più stringenti le regole del bilancio. Cavolo, più chiaro di così, questa riforma di bilancio della Costituzione è finalizzata all'accentrazione del potere nelle mani del governo. Il governo controllerà anche il più piccolo buco sperduto di paese e di montagna, quelli con 20-30 per cittadini, conto della Banca Centrale per Europea. Conto della Banca Centrale Europea, a cui dovrà togliere tutto il bene che c'hanno, tutte le risorse che c'hanno. Questa è la funzione di questa banda di delinquenti che abbiamo al governo. Ed è questa la stimolazione, il diktat da cui prendono ordini questi figli di gran puttana, non parliamo di Draghi, che la sua è una generazione di postribolanti, ci mancherebbe, non una generazione, una discendenza di postribolanti, di postribolanti, sì, capito? A partire da quel da Cuma, da Pompei, capito? Erano una di quelle che stavano nei cubicoli, la sua promadre, sì, era lì dentro al cubicolo. La sua matrice, Matrix, sì. Di Draghi, stava nel cubicolo. Allora, tre, quindi sarebbe appropriato, ripeto, ancora una riforma costituzionale che renda più stringenti le regole del bilancio. L'articolo, in particolare 117, è quello che determina la decisione finale su tutto e assorbe praticamente dentro di sé tutto il potenziale del potere di tutti i vari enti pubblici a tutti i livelli, a partire, ricordiamocelo sempre, dalle ex province, perché le province avevano poche funzioni, ne avevano essenzialmente tre, ma erano tre importantissime, e adesso le toglieranno semplicemente, cioè gli edifici scolastici ad esempio non saranno più pubblici, ma saranno privati, a cui le scuole pagheranno l'affitto, per cui i genitori dovranno pagare l'affitto delle scuole, per cui le scuole diventeranno solo private. Attenzione, quindi diventerà colto e istruito solo il figlio del potente, del ricco. Quella era una volta che per poter istruirsi dovevano farsi o preti o frati. Certo. La regola è molto generosa, nel senso proprio più ampio del cristianesimo. Aiutate questi giovani, aiutateli, è vero, ad acculturarsi, però ti devi fare soltanto prete, frate. Vieni qua nel nostro convento, no? E batti il cordone. E batti sempre il cordone, sempre. Punto 3. Con sta pioggia e questo vento, chi è che bussa al mio convento? E invece di essere la povera vecchierella, è il giovanotto che si vuole imberbe. Di dinastia contadina che si vuole acculturare. Punto 3. Incoraggiamo inoltre il governo, ma com'è bella, che dialettica raffinata, fine, melliflua, no? Incoraggiamo inoltre il governo a prendere immediatamente misure per garantire una revisione dell'amministrazione pubblica allo scopo di migliorare l'efficienza amministrativa e la capacità di assecondare le esigenze delle imprese. Questo non lo faranno mai, in Italia non lo faranno mai. Pubblici che lavorano in funzione delle imprese e non imprese che lavorano in funzione dei servizi pubblici. Siamo al paradosso. Ma comunque questo, cioè, lo Stato funziona, non lo faranno mai. No, lo faranno perché sono talmente sbracati, ecco, ha detto bene, che non ci arriveranno mai. Mai. E sarà, ecco, il virus che ammazza l'alieno. Sì, è giustamente. No, non so se hai visto quel film anche ultimamente con Tom Cruise, una decina d'anni fa. No. Che arrivavano gli alieni, avevano conquistato tutto il mondo, poi non c'era tutto, dopo 2 o 3 mesi di incubazione un virus distrugge tutti. Mi pare giusto. e quindi l'uomo risorge grazie al virus. Esattamente. Quello che era una malattia in realtà poi diventa un peggio. È sempre così, i virus sono sempre importantissimi. Ricordiamoci sempre che le grandi pestilenze hanno sempre fatto pulizia. Non solo, ma hanno sempre accompagnato invasioni di gente militarizzata, sì, 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 che invadeva. È vero che sono morti tantissimi, io mi faccio riferimento al sacco di Roma 1521, però è altrettanto 27. Vero 21 27 è sicuro? Sì. Allora 1527 però dopo il sacco, il famoso sacco, c'è stata una grandissima pestilenza, sono morti moltissimi romani, romanacci, ma anche i lanzichenecchi se ne sono portati, poi
quel poco che è rimasta l'hanno portato poi al nord, in Svizzera, comunque affari loro, prego, nel Bergamasso, diciamo, nella Bergamasca, nel Bergamasca. Allora andiamo oltre, quindi incoraggiamo inoltre il governo a prendere iniziative bla 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 bla, la capacità di assecondare le esigenze dell'impresa, cioè il pubblico, l'amministrazione pubblica che deve essere in funzione delle imprese e non le imprese in funzione di quello che dice l'amministrazione pubblica. Siamo al paradosso, cioè prima era il comune che dava le concessioni per certo. fare un'azienda, per fare, adesso no, è il privato che dice al comune tu mi devi fare le cose. Mi pare giusto. Allucinante. Vabbè. Negli organismi pubblici dovrebbe diventare sistematico l'uso di indicatori di performance, soprattutto nei sistemi sanitario, giudiziario e dell'istruzione. Ma cioè, questo sarebbe anche logico, potrebbe... se fosse fatto con un minimo di intelligenza. Certo. Non lo faranno mai, l'Italia non verrà mai fatto. C'è l'esigenza di un forte impegno ad abolire o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi, e questa è una intenzionalità gravissima, diciamo una intenzionalità deviata, portatrice verso direzioni di assoluto sfascio del sistema sociale, del sistema burocratico statale. Allora, e affondere alcuni strati amministrativi intermedi, come le province, andrebbero rafforzate le azioni mirate a sfruttare le economie di scala nei servizi pubblici locali. Confidiamo che il governo assumerà le azioni appropriate con la migliore considerazione Mario Draghi e Jean-Claude Trichet. Una bestialità assoluta. Queste cose non si possono fare, non si possono fare, perché lo Stato è per sua natura sociale. Se tu elimini il sociale nello Stato, lo Stato non esiste più, ed è l'intenzionalità finale di questa banda di delinquenti, cioè uno Stato unico mondiale in cui nessuno più controlla niente, perché è impossibile controllare mondialmente per una persona di media cultura, di media potere economico, eccetera, mentre invece loro, le multinazionali delle banche, già in buona parte oggi controllano tantissimi paesi, e sono loro che faranno da questa cupola elitaria, questo Olimpo, no, di super uomini, che saranno solo quel gruppo di 1000, 1500, 2000, 5000 persone che controlleranno gli affari mondiali, anche in antagonismo tra di loro, perché non sono tutti d'accordo ovviamente, e non fanno parte tutti della stessa cordata, ce ne sono almeno una ventina di cordate, fra quelle di bancarie, quelle di ex nobiltà reale, eccetera, eccetera, o comunque discendenze diciamo importanti. E quindi ecco, è questo il discorso. Purtroppo viviamo in un momento in cui chi dovrebbe difenderci dagli attacchi verso i diritti dei cittadini consolidati da decenni di conquiste sociali, sindacali, politiche e quant'altro, invece si vende per quattro soldi, e non sono uno. Qui ne abbiamo citati, allora ve li dico uno per uno così: il Presidente della Repubblica, ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, il Presidente della Camera Laura Boldrini, il Presidente della Camera Gianfranco Fini, il Presidente del Senato Pietro Grasso, il Senato Renato Schifani, poi la signora Maria Elena Boschi, Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, e poi tutti i pseudo governi nominati da Monti, quelli nominati da Letta, quelli nominati da Renzi, i ministri del governo Berlusconi, i segretari dei partiti dell'arco parlamentare, i parlamentari che hanno accettato passivamente il golpe liquido, fluido, continuo, permanente, e tutti i consiglieri delle banche nazionali e non, di cui costoro sono emanazione, e per alto tradimento, attentato contro l'integrità e la dipendenza dello Stato, intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano, corruzione del cittadino da parte dello straniero, infedeltà in affari di Stato, attentato contro la Costituzione dello Stato, usurpazione di diritto politico e comando militare, attentati contro i diritti politici del cittadino, corruzione con lo Stato contrario dell'ufficio, corruzione di persone incaricate del pubblico servizio, abuso d'ufficio, missione di dati d'ufficio, interruzione di un pubblico servizio o pubblica utilità, usurpazione di funzioni pubbliche, associazione a delinquere, circostanze aggravanti, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, in atto pubblico,
riduzione in schiavitù, istigazione al suicidio, furto, truffa, rapina, abuso della credibilità popolare ed altro, a piacere vostro. Spero che prima o poi ci sia. Ah, beh, qui dico poi in fondo. Allora dico. Aspetta, non è che lo dico. Aspettate un attimo che c'è una. E in quella lettera ci sono descritti per filo e per segno, questa che vi ho letto appena, i compiti da svolgere per i cosiddetti governi che si sono alternati in eletti al potere, ma affinché anche il più idiota ed indifferente, apatico, incolto ed incapace dei lettori, fra cui i procuratori, mettiamocelo ben precisamente, così non ci siano dubbi di quello, su quello che noi pensiamo di loro. Ma affinché anche più di se ne renda, possa rendere conto, ecco qui di seguito la letterina in cui si evidenzia senza la possibilità smentita che anche questo ulteriore affronto al popolo italiano, anche questa infame e demenziale modifica della Costituzione era già stato perfettamente prevista e preordinata. Ecco qui tradotto il testo originale. Allora, cari amici, io più di questo non so, se non sono capace a non ci riesco, non so fare, non posso fare. Diciamo, rimango molto deluso dal fatto che vedo che ci sono tanti che mi dicono: ah, ma quanto siete bravi, eroici, complimenti, infaticabili, eccetera, eccetera. Però, cazzo di Buddha, io non vedo nessuno che replica le nostre querele. Nessuno. Qualche volta è successo che abbiamo firmato in 5, 8, una volta in 11, ma sempre una querela, e 3 o 4 volte nell'arco di 6, 7 anni, 8 anni, quando le facciamo, 3 o 4 volte qualcuno mi ha detto, o forse una decina complessivamente, mi ha detto sì, anch'io l'ho riproposta, non me la volevano manco ritirare in procura perché mi volevano arrestare, mi volevano denunciare, eccetera. Allora, ragazzi, noi oggi siamo stati qua, in questa caserma, e c'erano i militari che ci hanno accolti col tappeto rosso, c'erano i carabinieri che erano incazzati più di noi, perché loro lo sanno, perché non pensate che solo i dirigenti che sono collusi con questi qua, il comandante in capo dei carabinieri è uno di loro, né più né meno, come quello della Guardia di Finanza, come tutti gli altri, ogni tanto ne acchiappano uno, lo mettono in galera, perché addirittura quelli della Guardia di Finanza, siccome entrano in gioco vari miliardi che gli girano per le mani, gli fanno gola, ogni tanto se li imbertano, e quindi poi dopo sono costretti ad arrestarli. Ma tutti quanti i vertici delle forze armate sono tutti d'accordo con Matteo Renzi, perché se no non starebbero lì, non li avrebbero nominati a capo di Stato Maggiore o a capo di una determinata forza. Quindi i carabinieri con cui entriamo in contatto noi, dei livelli diciamo di base, no? Dei graduati o di piccoli ufficiali, questi sono incazzati più di noi, perché subiscono da cittadini le stesse angherie che subiamo noi, e sono consapevoli bene, perché è gente che non è più come il carabiniere di una volta, che c'era il carabiniere che faceva il cattivo e il buono, e uno sapeva leggere e l'altro sapeva scrivere. No, oggi sono persone edotte anche loro, perfettamente consapevoli di quello che succede, e sono incazzati due volte, prima come cittadini che subiscono le stesse nostre conseguenze, e poi come funzionari dello Stato che vedono il loro lavoro sminuito, distrutto, annichilito da quei figli di puttana di procuratori della Repubblica che fanno esattamente il contrario rispetto a quello che dovrebbe fare in favore del popolo, e cioè sanzionare, colpire, come si dice, non viene la parola, anche carcerare, carcerare e mettere ai ferri quei figli di puttana, tipo quelli lì, per esempio nel Veneto, che l'altro ieri, 4-5 giorni fa, quei tre albanesi avevano fatto rapine, avevano rubato una macchina, sono stati fermati a un posto di blocco, sono riusciti a fuggire, hanno fatto inseguimento per un centinaio di chilometri, alla fine sono andati a finire dentro a un canale, li hanno presi semi surgelati, li hanno portati dal procuratore, il quale il giorno stesso, dopo 4 ore, li ha rimandati col foglio di via. Ma vi rendete conto?
Un'altra volta, cari amici, non raccogliete gli ammessi surgelati. Erano. Fateli surgelare. Erano incazzati neri, carabinieri. E io ve lo dico sempre, cari carabinieri, andate ad arrestare i procuratori della Repubblica, perché sono degli infami esattamente come i loro mandanti legislativi che fanno le leggi per la depenalizzazione dei mortacci vostri. Dopodiché io avrei dovuto fare una rassegna stampa e al momento chiudiamo qui e poi riprendiamo con la mia rassegna stampa, quindi ai nostri amici che hanno concluso la visione di questa nostra perorazione aspettino un po' e poi vanno di nuovo a vedere al video susseguente, dove potranno apprezzare non solo la mia rassegna stampa ma alcune considerazioni sul comportamento dei preti di oggi fatti da un grande prete. Viva Dio ancora vivente. Sempre so long. Laudetur Priapus. Mi sono incazzato.